Corsi sono organizzati su più livelli, un corso introduttivo che si chiama Fundamental, un corso di livello superiore Professional e un corso personalizzato di ultimo livello. I corsi possiamo immaginarceli come degli anelli concentrici in cui si passa dal più esterno al più interno con un livello crescente di difficoltà. Il corso Fundamental, il primo anello, è organizzato con momenti di spiegazione teorico-pratica svolti dal docente e momenti di esercitazione autonoma in aula, quindi sempre col supporto di un docente o di un tutor. Questo tipo di corso è l'unico sul mercato di 40 ore e consente il miglior rapporto prezzo-prestazioni, diciamo così. Il corso consente di approfondire tutte le tecniche della modellazione, tutti gli strumenti di Rhinoceros e costituisce un'introduzione. Un primo punto di ingresso all'uso professionale, performante, per il lavoro del software. Il secondo anello è il corso Professional, sempre di 40 ore, che però è pensato per approfondire maggiormente argomenti di complessità maggiore. I corsi personalizzati sono corsi avanzati e sono strutturati su specifiche necessità o settori specifici di impiego. I progetti in questo tipo di caso sono, in questo tipo di corso sono molto più complessi e normalmente non sono ampi, ma sono focalizzati su alcune specifiche tematiche. L'ultimo anello dell'offerta è costituito da una serie di mini corsi della durata di un giorno in cui si affrontano i plugin di Rhino, come possono essere i plugin per il rendering, vorrei for Rhino nella fattispecie, o altri plugin come possono essere Grasshopper per la programmazione visuale. Questi plugin sono indispensabili aggiunte all'uso professionale di Rhino perché consentono di, in un caso, esprimere meglio le proprie idee, comunicarle meglio, e nell'altro di ottimizzare le operazioni ripetitive con un sistema di programmazione riutilizzabile anche per diversi progetti.